Pronti? Buon pomeriggio a tutti. Ciao Antonio. No, devo cominciare a romperti le scatole con Ibrahimovic. Volevo sapere, cercando di essere magari un po' originale, parlandone in chiave tecnica, il Milan può essere più imprevedibile senza Ibrahimovic? Può essere. E poi in chiave psicologica, se l'assenza di Ibrahimovic paradossalmente può frenarvi, nel senso che avete più obbligo di vincere. Non so se sono stato chiaro. Ma sai, l'obbligo di vincere, uno vuole vincere, questo è fuori dubbio. Con o senza Ibrahimovic, al di là che si giochi col Milan o contro un'altra squadra, uno quando inizia la partita vuole sempre vincere. Questo deve essere un nostro obbligo, è quello su cui stiamo lavorando da inizio anno, sulla mentalità, sull'atteggiamento di fare le partite per ottenere il massimo, per ottenere la vittoria, sempre, in casa e fuori casa. Detto questo, a volte ci riusciamo, a volte non ci riusciamo, però non cambia niente del fatto che ci sia Ibrahimovic o non ci sia Ibrahimovic, questo è fuori dubbio. Per noi non deve cambiare assolutamente niente nell'atteggiamento, nella voglia, nel ricercare la vittoria. E così come sarà per noi, sarà anche per il Milan. Quindi, noi stiamo studiando da un punto di vista tattico, sicuramente con Ibra magari da più punti di riferimento rispetto ad altri, da punti di riferimento a noi, da punti di riferimento anche al Milan, ecco, quindi. Però siamo preparati. Per noi non cambia niente, abbiamo preparato la partita tutta la settimana in un modo e quindi non. Io ieri per dire che quando vediamo le squadre avversarie avevo preparato la partita con la coppia d'attacco che era Ibra Robinho, quindi non. Max. Ciao. Ti volevo chiedere, ma nello sport è successo che in diversi sport che una squadra che si trova a essere penalizzata, come non so, il Milan potrebbe essere perché non c'è il suo miglior giocatore, poi alla fine l'avversario inconsciamente allenta la tensione. Ti chiedo in questi casi qui cosa tu dici ai giocatori? Se c'è una formula, se c'è uno stratagemma. Grazie. Sì, penso che sarebbe da stupidi allentare la tensione perché. Il Milan non è solo Ibra, quindi l'ha dimostrato anche nelle due partite precedenti, forse nel momento di maggiore difficoltà Udine, quando senza un grandissimo giocatore come Ibrahimovic alla fine hanno vinto su un campo dove solamente noi avevamo pareggiato e le altre avevano perso tutte, quindi la Juventus sicuramente in questo momento è la partita più attesa dell'anno. Non ci devono essere assolutamente cali di tensione, questo è fuori dubbio, perché affrontiamo il Milan che ha lo scudetto cucito sulla maglia, è davanti a noi in classifica, è la squadra ritenuta da noi la più forte in assoluto in campionato, quindi non ci saranno cali di tensione. Detto questo, penso che la cosa più bella da parte nostra è che tramite il lavoro, un grande lavoro da parte di tutti quanti, da parte dei calciatori, da parte dello staff tecnico, da parte della società, siamo riusciti a far rivivere la vigilia ai nostri tifosi. Io penso questa sia la cosa più bella. A far rivivere una vigilia importante, così come sarà importante anche il ritorno di semifinale in Coppa Italia, quando vivremo ancora lì una bellissima vigilia. Questo penso che sia la cosa più bella, la cosa che ci deve dare forza, la cosa che ci deve dare entusiasmo. E voglia di continuare su questa strada.
Ciao Antonio. Ciao. Ti volevo chiedere se aspetterai, come sempre detto, fino all'ultimo dal collo in giù, oppure se hai già un'idea sulla formazione più adatta per contrastare il Milan. Ma è inevitabile che io una da inizio settimana un'idea in testa ce l'ho sempre, quindi un'idea iniziale, poi inevitabile che vedo in settimana se questa idea viene supportata da quello che vede il mio occhio, no? Quindi dallo stato fisico, dall'attenzione, dalla voglia, dall'abnegazione in allenamento, però nella testa mia sicuramente fin dal primo giorno di inizio lavoro c'ho già in testa una formazione. Se è supportata poi da quello che vede il mio occhio, la confermo, ecco. Ciao Antonio, tu hai sempre detto che il Milan è favorito, l'hai incontrato due volte quest'anno e l'hai sempre battuto. È ancora più forte della tua Juve questo Milan, o il gap si è ridotto quasi a zero? Sì, non dimentichiamo che il Milan ci ha battuto al trofeo Berlusconi, quindi abbiamo perso col Milan al trofeo Berlusconi, poi abbiamo vinto in Coppa Italia, in campionato, quindi la sconfitta ce l'ha data. Ma il Milan è una squadra forte. Noi, come ho detto prima, abbiamo raggiunto, tra virgolette, uno step decisivo, no? Quale? Quello di essere tornati competitivi. Io mi ero posto questo step, diversi step mi ero posto. Lo step importante era quello di tornare competitivi. Io penso che questa competitività l'abbiamo raggiunta, e questa è una bellissima cosa e deve essere un motivo di orgoglio, di soddisfazione per i calciatori, per me, per la società, per i tifosi. E il fatto, ribadisco, di essere tornati a vivere una vigilia così importante sta a significare che comunque il lavoro che stiamo facendo è stato in pochissimi mesi un lavoro che ha portato dei frutti straordinari. È inevitabile che adesso questa competitività dobbiamo dimostrare di reggerla. Ciao Antonio. Ciao. Trovi giustificate o proporzionate le reazioni del Milan alla sentenza su Ibrahimovic? Ma sai, ribadisco il concetto che ognuno è meglio che guardi in casa propria, quindi noi guardiamo a noi, prepariamoci bene a questa sfida, poi è giusto che le considerazioni le facciano loro, così come noi in precedenza abbiamo fatto delle nostre considerazioni, anche se poi tanti sono entrati in casa nostra, no? Faccio subito io, così mi dico ancora Ibrahimovic. Sì. Tu l'hai definito Gulliver qualche tempo fa. E sei un gigante. Un gigante che fa la differenza. Calcisticamente. Fa la differenza. Mi stupisco come nessuno abbia il coraggio di dire se non c'è è meglio, visto che sembra quasi un vantaggio che non ci sia. Sembra quasi uno svantaggio che non ci sia. No, assolutamente. Assolutamente, anche se poi uno, se vuole andare a fare le pulci proprio, vede statisticamente che il Milan tante volte ha fatto meglio, no? Senza Ibrahimovic. E i numeri parlano chiaro. Detto questo, ho sempre definito Ibrahimovic un giocatore che sposta gli equilibri, chiaramente in positivo, nelle squadre in cui gioca. Il passato, il suo passato, dice che dove è andato ha sempre vinto. Quindi grande rispetto, grande... Ma il problema... Ma non è questione se c'è meglio o se non c'è meglio, cioè non è quello. Il discorso è comunque il Milan non è solo Ibrahimovic. Ibrahimovic è un giocatore fortissimo per il Milan e il Milan rimane una squadra forte, quindi cioè non se sia meglio con Ibrahimovic o senza, ve lo dirò alle 11 dopo la partita, al risultato acquisito vi dirò: guardate che per fortuna non c'è stato, dico, ma magari forse. Senta, Lippi ha detto che la difesa del Milan ha qualcosa in più di quella della Juve, nello specifico Thiago Silva e Nesta. Lei è d'accordo? Ma io penso che sicuramente stiamo parlando di due campioni
e Chelsea, no? dei fuori classe del loro ruolo, questo è fuori dubbio, perché Nesta lo conosciamo tutti, ho avuto il piacere anche di giocarci come compagno nazionale, quindi è un fuori classe in assoluto. Thiago Silva penso che sia nel ruolo tra i primissimi in assoluto nel mondo. Detto questo, penso anche che la difesa è un reparto che deve muoversi come reparto, e ribadisco il concetto che io non cambierei i miei calciatori con quelli loro, ecco. A proposito di dato statistico, come hai detto giustamente, il Milan ha giocato tante volte senza Ibrahimovic e ha ottenuto buoni risultati. Questa, tra l'altro, c'è questo ritorno che per tre volte, questa è la terza, Ibrahimovic ha mancato una sfida a scudetto, sempre per la stessa ragione, tre giornate di squalifica, successe nel 2005 prima di Milan-Juve, che stava nella Juve, la Juve vinse a Milano senza di lui, coppia d'attacco Trezeguet Del Piero. È successo l'anno scorso, quando col derby che l'Inter si era avvicinata moltissimo. Sto facendo gli scongiuri. Ecco, appunto, volevo capire questo, ma tu ci credi alla cabala o no? No. Al di là della cabala, questi sono numeri, no? Detto questo, io faccio gli scongiuri sotto al tavolo in maniera molto serena, e mi auguro che ciò non avvenga, ecco, questo è fuori dubbio. Ciao. Senti, volevo chiederti, tu hai sempre detto Milan favorito e comunque non è un discorso a due lo scudetto. Adesso il Milan rimane favorito, ma si può dire che le altre sono un po' troppo staccate per recuperare, o pensi ancora che qualcuna possa insinuarsi? Perché a me sembra che il solco comincia a essere abbastanza netto. Guarda, in tutta sincerità, Antonio, sarebbe bello che si scavasse un solco, no? tra noi e la terza. Non lo so se questo avverrà, dipende molto da quello che noi faremo, che farà il Milan. È inevitabile che egoisticamente dico che mi piacerebbe che si staccasse, che le prime due si staccassero, questo è fuori dubbio. Però sappiamo benissimo che il campionato italiano è molto competitivo. Ci sono squadre come l'Udinese che anche ieri ha dimostrato, per grande orgoglio nostro del calcio italiano, di essere una squadra con l'S maiuscola e di aver passato il turno in Coppa. C'è la Lazio stesso che ha avuto un po' di problemi, c'è la Roma, l'Inter che, quando sembra tra virgolette per finita, poi ha sempre la forza di rialzarsi. Detto questo, noi guardiamo a noi, che è la cosa più importante, andiamo avanti e cercando di fare il meglio possibile, iniziando da domani sera, che è la cosa più importante, perché è la prima gara che ci aspetta.